Ordine, rovinare tre famiglie. Che coraggio, Rolando. Mi hai spinto tu ad avere questo coraggio. Sì, sì, hai ragione. Se questa decisione ti può riattaccare alla vita, io non rimpiangerò il Rolando privo di vita che è rimasto accanto a me, senza amore. Sei generosa, Vanna, e ti ringrazio. Libera. Non fare così, di qualcosa. Ti ho perduta. Ti avevo già perduta. È finita. Ma rendete presto voi. Vediamo la questione da tutti i lati. Chi è che può testimoniare che Abele è figlio vostro? Finora una sola persona potrebbe testimoniare chi è la madre vera. Il sacerdote che me lo rivelò. Il prete sarà dalla mia parte, non ne dubito. Io se fossi in lei ne dubiterei. E perché? Perché lei evidentemente non considera che ogni atto va compiuto a suo tempo, a suo tempo. Quello che lei vorrebbe fare adesso, riunirsi a Bice e al bambino, lei doveva farlo allora, a suo tempo, e sarebbe stato bene. Ma adesso? Eh sì, perché nel frattempo si sono stabiliti nuovi rapporti sacri, nuovi legami, e lei dovrebbe spezzarli allargando il male. Non si può rimediare a un male con un altro male. Il prete non testimonierà. Io, in coscienza, non testimonierei. Il prete tacerà. Dirà, ignoro. Ecco. E allora? E allora bisogna tornare da capo. Cercare altre strade. E cercatele. Continuate pure a parlare ancora per mesi, per degli anni. Però da oggi Abele resta con noi, sì, con noi. Ma questo si vedrà. Oh, certo sì, che si vedrà. Sì, certo. Provi un po' a strapparlo, se ci riesce. Provi. Va bene. Abele, svegli. Basta, smettete. Svegli, è tardi. Dobbiamo andare via. Non lo toccare. Dobbiamo andare via. Basta. Va bene, vieni. Abele. Vieni, tesoro. Abele, caro. Andiamo. Abele, dove vai? No, tesoro, vieni qui. Abele. Abele, caro. È mio. Ma che è questa crudeltà? Perché? Sta qui. Ma non lo senti che sono io? Vergogniamoci! Dammi un bacio, dammi un bacio! Lascialo! Lascialo, figlio mio! Lascialo! È figlio mio! Abele, Abele, tu solo da me accetteresti, vero? Tu solo da me accetteresti di essere punito, è vero, Abele? Non ho fatto niente, non ho fatto niente! Ecco, io sì, sono io la madre! E io ho il coraggio! Sì, io! Abele, Abele, vieni qui, stai qui, non si fa, Abele, senti! Sono io, Abele! Abele! No! No! Abele! Abele! Non ha sofferto, era già morto. Il dottore sta facendo il rapporto. Dobbiamo aspettare qui l'arrivo della polizia. È stata una disgrazia. L'ho ucciso io. Io, la falsa madre, la falsa donna. Soltanto io con quello schiaffo. Mai l'avevo toccato prima. Mai.
Io devo pagare per tutti. Ma perché adesso lo lasciamo di là? Con quei dottori che lo toccano. Non avessi mai suonato alla sua porta. Oggi. Io non dovevo portarlo qui. Non dovevo, non dovevo. Quel bambino era diventato il mio avvenire. Ci vuole qualcosa a cui credere per avere la forza di vivere. Io e i contadini dicevo, vinciamo qua, prendiamo là. Ma lo sapevo, lo so, lo sento, che noi, la mia generazione, voglio dire, non cambierà molto le cose. E mi è sembrato allora che quel bambino avrebbe forse potuto fare quello che non avevo fatto io, che non sarei mai riuscito a fare. Per questo lo volevo, per tenerlo con me, per tirarlo su come volevo io. Lei, professore, che l'ha visto per ultimo, com'era? Ma non lo so, io non l'ho visto bene in volto. Era lontano, nel fondo del pianerottolo. Ha aperto l'ascensore, ha aperto il cancello. Ha guardato un momento, si è fermato, allora io ho gridato, Abele, Abele. Lui ha riguardato ancora, quasi per misurare il salto. Ed è precipitato. Si è come buttato. E se non fosse stata una disgrazia? Se avesse voluto uccidersi. Oh, la sua idea fissa, il suicidio. Basta, Rolando. Professore, non pensa anche lei che abbia voluto uccidersi? Non so, non so. È un bambino. Un bambino? In un attimo ci abbiamo pensato noi ad invecchiarlo. Torturato, spaventato. È impazzito il figlio mio. E io lo so come prende questa disperazione, questa follia, io lo so. E Abele è mio figlio. Io montai in macchina quel giorno e mi misi a correre. Volevo farla finita. Forse fui vigliacco perché non accelerai abbastanza, volevo morire. Invece rimasi soltanto tra la vita e la morte. Eppure appena l'ho visto quel bambino, è stato come se l'avessi visto da sempre. E ho detto dentro di me, ecco, è cominciata una nuova vita finalmente. Ma perché? Perché ci tengono qui a parlare? A parlare? È lui che lo vuole. Abele. Vuole che parliamo di lui, tra noi. Siamo la sua straordinaria famiglia che non si conosceva. E ora dovrà conoscersi. Parliamo. Parliamo. Confidiamoci. Confessiamoci. Lui ci sente. È già grande. Grande. Eterno. Può sentire tutto. Sapere tutto. Perdonare tutto. Bice. No. È meglio che non parli. E poi una madre non può confessare i propri peccati a suo figlio. È meglio che non parli. Lasciatemi piangere. Mi pare di cominciare a vivere solo adesso. Ho capito quando sei venuto da me, Abele. Perché hai scelto me? Che non avevi mai visto. Che non ero niente per te. Te lo volevo chiedere, Abele. Io non ho voluto figli. Non perdonatemi. Sono la più inutile tra tutti voi. Non perdonatemi. E io? Che donna credete che io sia?
Non si ha il diritto di infierire su se stessi come stai facendo tu, Giovanna, no? No, non si ha questo diritto. No, tesoro. Non puoi impedirmi di parlare, di battermi finalmente il petto. Parlerò di me e di te, sai. Quando mi accorsi di non poter aver figli. Era colpa mia, ma non volli crederlo. Non poter assegnarmi a credere di essere proprio io questa donna segnata da Dio. Colpa sua, dissi. Sua, della sua freddezza, della sua mancanza d'amore. Ti ho odiato, Eugenio. Odiato veramente. E ti ho tradito, Eugenio. Tradito. Freddamente, sì, tradito, perché speravo di avere un figlio. Lo sapevo. Come hai potuto vivermi vicino? Come hai fatto? Ma come faremo noi a vivere ancora insieme, dopo che ci siamo traditi come ci siamo traditi noi, dopo che ci siamo odiati come ci siamo odiati noi, dopo che abbiamo compiuto insieme il misfatto che abbiamo compiuto noi? Come faremo noi a guardarci ancora in faccia senza insultarci? Come faremo? Perché ormai non potremo più sfuggire al legame che si è formato tra di noi. Noi siamo parenti, stretti parenti. Una famiglia. La famiglia di quell'innocente. È una famiglia che non si potrà mai più dividere. Come faremo? Il sangue di Abele non basta già più a unirci. Siamo restati soli. Tutti amori sbagliati, i nostri. Il mio, i vostri. Perché si continua a parlare d'amore? L'amore così puro, così raro. L'amore Abele, quando ha aperto gli occhi e mi ha guardato, e quello sguardo di bimbo innocente. Ma com'è già lontano quello sguardo. È passato e ha lasciato questa disperazione. È passato, ma tornerà. Quale scampo noi potremo trovare a questa nostra disperazione se non si levasse segretamente in noi la certezza di una... di una pace immotivata in cui i nostri affetti, i nostri amori, i nostri strazi troveranno un riposo, un compenso. A che sorreggere questo nostro abisso di dolore se non a questa certezza di una eternità d'amore, campo sconfinato in cui noi, non più divisi, procediamo, uniti. Non credo al cielo. Nessuno vi chiede di cambiare, nessuno, ma di cercare di rimanere vicini, uniti, insieme. Come si fa? Come si fa? Un figlio, lui forse avrebbe potuto. Lei che è il padre avrà qualche cosa che è di Abele. Padre, io? E che posso sapere io? Ci vorrebbe un immenso padre per tutti noi. Ci vuole un padre in cui credere, un padre che ci ascolti, che ci perdoni. Ci vuole. Non c'è. Non credo al cielo. Io non credo. Io non credo al perdono, non credo. Ah, sì? E al sangue di un figlio sparso con le nostre mani, con le nostre colpe, ci credete voi a questo? Ci credete tutti? E come si lava questo sangue? Chi ci dirà, ecco, basta col pianto, ora viene la pace. Non voglio la pace, voglio consumarmi nel pianto, non voglio la pace. Perché tu non sai che cosa sia la pace, vedi Giovanna, tu non lo sai.